tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui per l'unboxing di Ra, il famoso titolo di Rainer Knizia in una nuova edizione portata in Italia da JOKIX. Andiamo subito a vedere che cosa c'è nella scatola. Ok, eccoci pronti al momento dell'apertura. Mentre apriamo la scatola posso dirvi che questo è un gioco che in realtà ha parecchi anni, ma che piace molto ed è stato appunto rimodernato in una nuova versione con materiali anche migliorati. Si tratta di un gioco di aste e di set collection, per cui i giocatori si avvicendano in aste per ottenere le tessere che più daranno loro punti vittoria alla fine del gioco. Come vedete abbiamo dei materiali che sono parecchio sontuosi. Qui abbiamo addirittura una super statua di legno, molto bella, eccola qua, è grandissima se guardate rispetto alla mano. Qui abbiamo il segnalino del dio Ra, anche lui ha delle buone dimensioni ed è decisamente bello a vedersi. Poi abbiamo, ecco, questi dovrebbero essere i segnalini offerta dei giocatori. Come vedete anche qua, molto grandi, legno di ottimo spessore, stampato in modo diverso sui due lati. Sono proprio belle le componenti di questa versione del gioco. Li tiriamo fuori tutti e li lasciamo qua di fianco. Poi abbiamo qualche bustina che ci sta sempre, questo segnalino, ok, e qua abbiamo da aprire un po' e vedere qualche plancia, tra l'altro tutto ben confezionato. Abbiamo questa plancetta. Queste sono le plance dei giocatori, di fianco alle quali poi verranno posizionati diversi tipi di tessere, perché qua ci sono una gran varietà di tessere con effetti diversificati che fanno fare punti immediatamente alla fine del gioco, danno malus, interagiscono. Qua c'è un sacchettone bellissimo, veramente bello, per le tessere. Qua abbiamo il regolamento, ecco questo, il segnalino gigante serve per invocare Ra e quindi iniziare l'asta. Sono 8 pagine di regole, il gioco non è particolarmente difficile. E qua adesso tiriamo fuori le fustelle e andiamo a vedere tutti i materiali da defustellare. Sempre ammesso che io riesca ad aprirlo. Ok, era più facile di quello che sembrava. Sono fustelle di ottimo spessore, ve ne faccio vedere bene una, vedete, spesse spesse. E qui cominciamo ad avere tessere che, come dicevo, sono di molte tipologie diverse e hanno una gran quantità di effetti. Ottimo spessore. Ok, e questi sono i componenti della nuova edizione di Ra. Questo è un gioco che, come vi dicevo, ha parecchi anni, però noi non avevamo mai avuto occasione di provarlo. È un gioco che, se siete appassionati d'aste, sicuramente è uno probabilmente dei più belli disponibili, e si presenta in una versione con materiali lussuosi e di ottima qualità. Io vi ringrazio per averci seguito,
vi invito a seguire sempre il nostro canale YouTube e il nostro blog con tutti i contenuti che creiamo. E per oggi vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!